gli ultimi 20 minuti con il colonnello Carlo Calcagni, colonnello ruolo d'onore dell'esercito, con una storia personale davvero incredibile. Vediamo come lo introduce Paola Ferrazzoli. La vita nel mirino, schiena dritta e pedalare sul traguardo un altro giorno. E poco importa se i tuoi stessi organi ti hanno abbandonato e hanno smesso di lottare. Continua a pedalare, Carlo, perché arrendersi è vietato e non è da te. La vita del colonnello Carlo Calcagni cambia per sempre nella guerra in Bosnia nel 1996, dove lui è un elicotterista. Ore e ore di volo, raccogliendo feriti e resti umani a mani nude, senza nessuna protezione. C'è un lavoro da svolgere e qualcuno da aiutare. Il pericolo esiste, ma è il dovere che chiama. È lì che l'allora giovane tenente si ammala per la contaminazione con metalli pesanti, detriti di acciaio, zinco, rame, piombo e molti altri ancora. E quando la sera il suo elicottero viene lavato, il sangue scorre a fiumi. A un anno dal matrimonio con Chiara, Carlo inizia ad avere i primi sintomi. Le maledette monoparticelle di metalli pesanti hanno raggiunto il suo sangue e così tutti gli organi. Il risultato è devastante: disautonomia, cardiopatia, parkinsonismo, ipotiroidismo, epatopatia cronica, sensibilità chimica multipla, mielodisplasia e decine di altre patologie. Inoltre, avendo subito una mutazione genetica del DNA, anche i due figli di Carlo, la sua vera luce nell'oscurità, sono venuti al mondo con un gene mancante. Una vita durissima, fatta di centinaia di pasticche al giorno, di flebo, punture, ossigeno, catetere, camera iperbarica. Ogni giorno Carlo si inietta 150 antidoti. Non sente gli odori, i sapori, il caldo e il freddo. Non assimila cibo. La notte soffre, di giorno lotta. Il suo futuro, fin quando sopravvivrà, sarà durissimo. Un quadro che annienterebbe chiunque, ma non lui. Uomo integro, militare, coraggioso, padre e marito esemplare. Carlo non si ferma e dalla sua ha un alleato. La bici. Le medicine lo fanno sopravvivere, ma è sulla bici che vive davvero. Corre per i giochi paraolimpici, vince Carlo. Sulla bici il vento lo riporta alla vita. I traguardi e l'oro al collo lo fanno sentire ancora un guerriero che serve il suo paese. Ma la procura antidoping lo blocca. Alcuni farmaci per lui fondamentali non sono ritenuti salvavita. Si rialza ancora. Ha una gravissima setticemia, ma rifiuta il ricovero e va all'Invictus per il gruppo sportivo della difesa. Porta a casa sorrisi e medaglie. Il sogno delle Olimpiadi di Rio è ancora lì alla finestra, ma dopo una prima sentenza favorevole, in appello viene condannato per doping e squalificato per 4 anni. Il lottatore questa volta è a terra, ma di mollare non se ne parla. Carlo vuole continuare a correre e a servire il suo paese. Non vuole passare il tempo che gli resta a pensare ai suoi organi che non funzionano. Il colonnello, finché ci sarà, vuole pedalare e sudare per intravedere quel traguardo, lì dove c'è la scritta vittoria, che per lui si legge solo vita. Colonnello Carlo Calcagno, ospite stasera di Porta a Porta, benvenuto. La sua storia che era conosciuta finora soltanto in ambito militare e all'interno del mondo paralimpico, sta cominciando ad avere una diffusione grazie a un film che il regista Michelangelo Gratton gli ha dedicato. Abbiamo visto il film e abbiamo deciso che la storia del colonnello Calcagno meritasse una diffusione più ampia. Quando si è accorto che la sua vita sarebbe cambiata in maniera irreparabile? Inizialmente non immaginavo diventasse così pesante il fardello da portare avanti e da affrontare quotidianamente. Pensavo problemi di salute che possono capitare, che si possono risolvere. E invece poi man mano il quadro clinico è diventato veramente incredibile, inimmaginabile, e le cure da affrontare sempre più intense, che praticamente hanno preso quasi tutto il mio tempo. L'episodio, abbiamo visto, è del 96, Bosnia. Quando ho cominciato a star male? Io ho iniziato ad avere qualche avvisaglia già pochi anni dopo, ma poi è scoppiato il quadro clinico nel settembre del 2002.
Il primo intervento l'ho fatto a Padova nel 2002. 28 settembre, ricordo benissimo perché era il compleanno di mia madre. E da allora? E da allora poi il quadro è andato via via aggravandosi fino ad arrivare nel 2010, quando c'è stata la diagnosi di una necessità urgente di trapianto di midollo allogenico. È stato attivato il registro internazionale per i donatori di midollo e, nonostante una ricerca in campo mondiale, non è stato trovato un donatore compatibile al 100%. Ne sono stati trovati nel tempo solo due, uno in Germania e uno in Canada, ma poi, quando è arrivato il campione di midollo presso la struttura di Taranto dal professor Mazza, non è risultato full. E quindi? E quindi ovviamente non si era vivamente sconsigliato effettuare un trapianto allogenico, perché i rischi erano alti. Non l'ho più fatto, ho iniziato a curarmi in una struttura inglese e quindi vado avanti fortunatamente con le terapie, rispondo a terapia e affronto la vita serenamente, anche grazie alle motivazioni che, strada facendo, ho cercato, la forza che ho tirato fuori, che sicuramente era dentro di me, ma che poi anche la nascita dei miei figli, che è stata anche abbastanza sofferta, perché inizialmente mi vietavano anche, mi negavano la possibilità di avere dei figli, ma grazie alla clinica chirurgica. La negavano perché questi figli potevano nascere con dei problemi. Perché c'era la possibilità di mutazioni genetiche, perché anche alcune terapie che facevo erano mutagene, e quindi assolutamente sotto terapia, terapia necessaria ad avere una vita tra virgolette normale, e non avrebbero permesso quindi di concepire dei figli. Poi il mio desiderio di realizzarmi anche come padre è quello di mia moglie Chiara, e grazie al professor Cillo della clinica chirurgica prima di Padova, che in quel periodo mi seguiva per alcune problematiche, abbiamo sospeso le terapie. E quindi lei è diventato papà. Per tre mesi. Quanti bambini? Due. Due bambini. Senta, vediamo un momento. Vediamo un momento dal film di Michelangelo Galton, Io sono il colonnello, la terapia del colonnello Calcagno. Siamo oltre i valori standard, assolutamente oltre i valori normali, fuori proprio dal normale, di antimonio, di mercurio, di piombo, di nickel, di argento, di stagno, di zinco. È un corpo devastato, funzioni che non ci sono più e che devo sostituire con le terapie, e che sono terapie che devo fare a vita. Sette iniezioni al giorno, ma 300 pillole? Sì, circa 300 compresse al giorno. Ma come divise fa? In tre
dosi, mattina, colazione, pranzo, cioè la mattina ne prende 100. E la mia colazione infatti dura molto, proprio perché c'è anche necessità di tempo per poter buttare giù. Quindi 100 a colazione, 100 a pranzo e 100. E vi assicuro che per me è molto più pesante, perché in tutto questo, nelle terapie da affrontare, cioè non trascuriamo anche l'aspetto psicologico. Cioè non è solo una questione di dolore, di sofferenza, del doversi bucare quotidianamente, perché è vero che ho un impianto e questi impianti comunque danno anche problemi, perché spesso ci sono delle infezioni, delle setticemie che sono anche molto rischiose, stesso per la vita, ma comunque devo bucare la mia carne ogni giorno con quell'ago particolare che è anche di dimensioni non da trascurare, e quindi è un dolore che proprio fa male all'anima, fa male alla mente ed è la quotidianità, ma pesa molto più per me buttare giù tutte quelle compresse nell'arco della giornata piuttosto che fare le 4-5 ore di flebo quotidiane che io devo affrontare, o la plasmaferesi, che è tipo una dialisi che io devo fare periodicamente, sempre per contrastare soprattutto la malattia neurologica, che è cronica, degenerativa e irreversibile. Quindi non sono terapie che mi guariranno, ma devo lottare, e lotto come un leone, chi mi conosce lo sa, per rallentare, per contrastare il degenerare della malattia. Allora, uno sospetterebbe... una persona che praticamente sta a letto oppure si muove, eccetera, e invece lei fa lo sport, l'abbiamo visto nel servizio di Paola Ferazzoglio, lo vedremo ancora in questa clip presa dal film di Michelangelo Graton sul colonnello, cioè lei fa un'attività fisica mostruosa. Vediamo. Ho fatto il mio dovere di uomo, di padre. Di cittadino italiano e di soldato. E oggi il miglior modo per dimostrare che sottoscritta vale è quello di dimostrare le mie capacità attraverso lo sport. Come ce la fa? Allora, molti non conoscono il mio passato. Io ero già un atleta, a differenza di tanti atleti paralimpici che causa un incidente, causa una problematica e si ritrovano a reimpostare la propria vita e quindi scelgono di fare un'attività sportiva. E anche nelle sportiva. Forze armate ce ne sono tante, questo è un bel libro, Rivincita, un titolo simbolico, quello all'interno delle diverse armi del Ministero della Difesa, ci sono tanti atleti paralimpici. Lei diceva però era già un atleta prima. Ero già un atleta, quindi non ho dovuto scegliere una nuova attività ed iniziare. Io ero un atleta plurivittorioso, ho vinto gare nazionali, internazionali, e una su tutte voglio citare l'Internazionale del Terminillo, dove i titoli davano imprese del tritempi, il leccese Carlo Calcagni dopo il via saluta tutti e se ne va, perché mi ero reso
È autore di una fuga solitaria di 180 km su 200 di gara e avevo dato ben 19 minuti al secondo arrivato. Quindi molti non si capacitano nel vedere quello che io ancora e nonostante tutto riesco a fare. Però quando c'è passione, quando c'è voglia e quando uno ci mette il cuore, si possono fare cose che veramente hanno dell'incredibile. Senta, la sua famiglia e tutto questo? La mia famiglia, come credo tutte le famiglie dei colleghi o che hanno perso la vita nell'adempimento del dovere o quelli che soffrono come o più, anche più di me, sono devastate allo stesso modo, perché poi in realtà ci si ritrova nelle mura domestiche a vivere solo la sofferenza o la malattia con i propri cari, con la famiglia che magari si stringe. Visto che i suoi figli, non so se tutti e due, corrono in bicicletta con lei. No, e Andrea, oltre a fare judo, viene anche in bicicletta con me, perché poi da ogni cosa che può sembrare negativa io riesco a trar fuori il lato positivo. I suoi figli infatti, l'hanno conosciuta sebbene, sempre così. Io devo andare con un triciclo per i problemi neurologici, e inizialmente l'ho visto come un disturbo, come un qualcosa di brutto, perché metteva in evidenza un problema che io cercavo di nascondere da sempre, e invece è diventato qualcosa di positivo perché ho creato un aggancio al triciclo dove collego la bici di mio figlio, che altrimenti non avrei potuto portare per le strade trafficate a pedalare. Invece in questo modo lui deve solo preoccuparsi di godere il panorama, la litoranea salentina, e se riesce a pedalare, pedala, altrimenti riposa e sono io che lo porto. Allora, lei è un uomo in divisa e alla divisa è dedicato quest'ultimo frammento del film di Graton. La divisa per me è la patria e racchiude tutto ciò che anch'io rappresento, l'onore, la dignità, l'umiltà, la determinazione, il carattere, la disponibilità verso gli altri, l'amore verso il prossimo. Il sacrificio è al tempo stesso forza, coraggio e speranza, quelle che mi permettono di continuare ancora, nonostante tutto, sia a servire lo Stato, e lo Stato siamo noi. Siamo noi cittadini, sia ad andare avanti nonostante tutto e nonostante le mille difficoltà che quotidianamente devo affrontare, vivere, sopportare e per forza di cose superare. Michelangelo Graton è il regista del film, si è sempre occupato del mondo paralimpico. Come ha conosciuto il colonnello Calcagni? Ho conosciuto il colonnello Calcagni in occasione di un ritiro della nazionale di ciclismo paralimpico. Eravamo a Rovere in Abruzzo, un posto molto bello, e ci siamo ritrovati a tavola alla fine di un pranzo. Siamo rimasti solo io e lui, gli altri erano tutti andati via. E ho visto questo atleta che sembrava forte, robusto, no? in piena forma, che mangiava tutte cose strane, aveva scatole di una specie di cornflakes, di cereali strani. Abbiamo cominciato a parlare, lui mi ha raccontato un po' la sua storia, e quindi la cosa mi ha ovviamente intrigato, appassionato, e così abbiamo deciso di fare una prima intervista. Ed è stata una cosa che mi ha proprio scioccato. Perché io sono entrato nella sua stanza d'albergo ed è stata una cosa impressionante. Era come entrare all'interno di un magazzino di una farmacia. Ci stavano scatoloni pieni di fiale, pieni di scatole con compresse. E lui seduto con tutti i tubi, flebo, mentre faceva una flebo nel frattempo se ne preparava un'altra. E l'ossigeno sullo sfondo, una cosa scioccante. Tenete conto che io, vivendo nel mondo paralimpico, diciamo che di atleti, di personaggi che hanno storie importanti, ne ho conosciuti e ne ho visti molti.
Pure quando sono uscito da quella stanza, cioè confesso, sono andato nella hall dell'albergo, mi sono fermato e sono scoppiato in un pianto, perché vivere... Perché vivere una vita come quella del colonnello Calcagni, cioè se non la si vede è difficile anche crederci, perché quando lui racconta di 300 compresse, di 7 iniezioni, di 4 ore di flebo, uno pensa a un modo di dire, no? È un modo di per cercare di colpire o... No, è così, ed è una cosa, cioè, è incredibile. Io sono rimasto davvero impressionato e quindi avevo sempre avuto l'idea di poterlo raccontare. Allora, caro colonnello, lei si è considerato un condannato a morte, sì. Però voglio dire, mi pare che lei stia... Questo non mi ferma, non mi fa arrendere, nonostante so che le mie terapie finiranno, coincideranno con il giorno della mia morte e che una malattia degenerativa irreversibile ogni giorno mi porta via qualcosa, io piuttosto che piangermi addosso cerco di trovare il modo di compensare e di valorizzare quello che ancora mi rimane. È una lotta continua che però abbinata con l'attività sportiva, con la gioia che mi danno indubbiamente i figli prima di ogni cosa, ma soprattutto il vivere nel vero senso della parola. Quando io sono sul mio triciclo mi sento normale. E speriamo che quel triciclo non possa... Non ho paura degli avversari, se non l'unico avversario che temo è la salute, ma faccio di tutto per contrastarlo. Speriamo che lei possa portare il tricolore a nuovi successi internazionali. Grazie, colonnello. Spero quest'anno abbiamo il mondiale di paraciclismo in Italia. Quindi giochiamo in casa. Io spero per agosto di rientrare alle gare e di poter disputare il mondiale. In bocca al lupo. Grazie a lei. E grazie a voi per averci seguito. Buonanotte.